Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se vi fa piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Qualcuno di voi mi ha indicato questo caso sotto i commenti di un mio video precedente e quando sono andata ad approfondire per me è stato impossibile non intristirmi. Perché nonostante sia molto molto affascinata da questo argomento, le ingiustizie fanno arrabbiare anche me. Posso assicurarvi che Marco Vannini, la vittima di questo caso, non meritava di fare questa fine. Franca Leusini ha descritto Marco come una creatura di luce. E ogni volta che in questi giorni ho visto delle sue foto, o una ricostruzione, o ancora i suoi parenti che hanno dato la loro testimonianza, mi rendo conto che Franca Leusini ha ragione. Marco Vannini era un ragazzo solare, allegro, con grandi sogni e tanta, tanta gentilezza nel cuore. La cosa che ho apprezzato molto in questo caso sono state le ricostruzioni. Ho avuto l'occasione di vedere ben due documentari su questo caso e credo che siano stati non solo splendidi, perché ovviamente sentir parlare i genitori o gli amici di un ragazzo che non c'è più è sempre toccante. Marco poi era incredibilmente sensibile. Era un gran bravo ragazzo, un ragazzo d'oro. Quindi forse questa situazione rende il tutto ancora più triste, più toccante. Ma per me questa cosa è stata molto utile. È stato utile perché ho capito che Marco Vannini era amato da tutti, nessuno escluso. Quindi partiamo immediatamente a delineare la storia di questo ragazzo, strappato purtroppo dalla vita troppo presto. Delineiamo quindi la figura di Marco Vannini, andiamo a conoscerlo meglio. I suoi genitori si chiamano Marina e Valerio Vannini. E Marco nasce con un cesareo l'8 aprile del 1995. E può sembrare assurdo, ma quell'anno, a Bracciano, un comune di Roma situato ovviamente nel Lazio, nevicava. Marco Vannini cresce ed è un bambino luminoso, ha capelli biondissimi ed è descritto da sua madre come un ometto. Fin dall'asilo infatti è un bambino ordinatissimo, mette tutte le cose al loro posto e soprattutto non viene mai ripreso dalle maestre. Fin da piccolo infatti Marco dimostra un forte senso di responsabilità e prova un affetto incredibile per i suoi nonni, tanto da preoccuparsi che prendano tutte le medicine. E infatti chiede spesso a Valerio, suo padre, se è tutto a posto, se i nonni stanno bene e si prendono cura di loro. Marco è un bambino d'oro, bellissimo, biondo e della gioia di tutta la famiglia. Sia mamma Marina che papà Valerio lo descrivono come un orgoglio per loro. Crescendo Marco diventa un ragazzo un po' scalmanato, ma tutti i suoi amici, come ad esempio Emma e il suo migliore amico Roberto, lo ricordano anche loro come un ragazzo davvero, davvero d'oro. Marco era un ragazzo molto appassionato e soprattutto gli piacevano i motori. Infatti, al tempo se qualcuno cadeva o faceva qualche dannetto al suo motorino, lo portava prima Marco per capire se era fattibile rimediare senza prendersi una brutta strigliata dai genitori. Sia la famiglia che gli amici lo descrivono come un ragazzo pacato, mai fuori posto, equilibrato. Inoltre Marco non perde di vista anche un'altra sua grande passione, ossia il nuoto. Marco ama nuotare, ma sa che quello è anche un modo per tenersi in forma, in quanto sogna di intraprendere la carriera militare. Marco sogna o di diventare pilota per le Frecce Tricolori, oppure di diventare elicotterista nell'arma dei carabinieri. Marco ha anche un'altra grande passione, il mare. Ecco perché decide di prendere il brevetto da bagnino. Fino a quando Marco, proprio grazie al suo lavoro da bagnino, incontra una ragazza, la conosce, si chiama Martina Ciontoli e improvvisamente ne rimane folgorato. Lo confida anche immediatamente ai suoi amici perché il ragazzo è davvero presissimo, è innamorato perso e poco dopo si fidanza proprio con questa ragazza. Anche il cugino di Marco, Alessandro Carlini, ricorda il giorno in cui Marco gli ha presentato Martina, la sua fidanzata. Alessandro racconta che in quel momento Marco era davvero davvero agitato ed era chiaro che per lui quel passo era davvero davvero importante. Allo stesso modo Marco porta a casa Martina e quindi la presenta a sua madre. La madre di Marco ricorda Martina come una ragazza bellissima e anche gli amici di Marco effettivamente sostengono che Martina si sia dimostrata essere come una ragazza semplice, tranquilla e solare. Roberto, per di più il migliore amico di Marco, non nasconde neanche il fatto che le stesse simpatica, ma c'è un particolare che tutte le persone che gravitano attorno a Marco notano irrimediabilmente. Martina Ciontoli, la fidanzata di Marco, è una ragazza molto molto fredda. A rendersi conto per prima della cosa è stata Marina, la madre di Marco, che ammette di essersi resa conto di questa sua caratteristica caratteriale quasi fin dall'inizio. Ma giustamente non si può pensare di mettere in croce una ragazza solo perché ha un carattere un po' freddo. D'altra parte, ognuno ha il suo modo di fare, ognuno ha il suo carattere. L'importante è non mancare il rispetto a nessuno. Marco e Martina subito creano un rapporto molto molto intimo, tanto che in un certo senso si chiudono nel loro guscio. Non escono più troppo spesso con gli amici, però c'è da dire che questa situazione può capitare a tanti ragazzi della loro età. Ma adesso dobbiamo farci un'altra domanda. Chi è Martina Ciontoli, la fidanzata di Marco Vannini? Martina è una bella ragazza bionda che vive con i genitori
e suo fratello alla Dispoli. Il padre di Martina si chiama Antonio Ciontoli. Sua madre si chiama Maria Pezzillo Ciontoli, mentre suo fratello si chiama Federico. Antonio Ciontoli, quindi il capofamiglia, viene descritto da tutti come un uomo bravo, gentile, ma anche un po' sbruffoncello. Infatti lui ha un bisogno, deve primeggiare su tutto e tutti. Maria fa la casalinga, mentre invece Federico è anche lui fidanzato con una ragazza di nome Viola. C'è un problema però. Col tempo, mentre la relazione tra Marco e Martina va avanti, i suoi amici smettono letteralmente di vederlo. Poco dopo, sia Martina che Marco disattivano insieme il loro profilo Facebook. Ed il motivo è uno solo: la gelosia. Emma, un'amica di Marco, racconta che spesso Marco e Martina vanno a pranzo dalla zia di Marco, che peraltro è la sua vicina di casa. Ebbene, se li vede Emma non può neanche azzardare un saluto, perché Martina sarebbe scattata e avrebbe fatto storia a non finire a Marco. E quindi a stento si guardavano, almeno in quell'occasione, in quelle circostanze. Poi succede un'altra cosa, ossia, in un'occasione, Marco, una sera, esce con Riccardo, un ragazzo che fa il bagnino con lui e un amico in comune. Ebbene, Martina viene a sapere che il gruppo di ragazzi è andato in un stabilimento semplicemente per bere una birra e fare quattro chiacchiere. Ma Martina si è arrabbiata da morire e da quel momento ha impedito proprio a Marco di uscire con loro. Gli ha impedito proprio di uscire con loro. Infatti Riccardo, il collega di Marco, sostiene che una volta finita la stagione estiva l'ha perso di vista. Martina ha iniziato a frequentare la stessa palestra che frequenta Marco, col fine di evitare che altre ragazze si avvicinino a lui, perché poverino, lui non è in grado di dire di no. Non si può, no, devi fare il mastino. Come sto cercando di farvi capire, come sto cercando di lasciarvi intendere, Martina è oppressiva, non gelosa, oppressiva. Non si limita ad essere gelosa, è eccessivamente gelosa, è gelosissima, soffocante. E Marco di questa cosa ovviamente ne soffre tanto. E col tempo si chiude, si fa più evasivo, sorride di meno, insomma è più triste. Tanto che Marina e Valerio, i suoi genitori, arrivano realmente a chiedergli: ma Marco, con Martina, come va? Marco risponde ai suoi genitori senza nascondere il suo disagio e quindi dice tali parole: lasciamo stare, non posso uscire con i miei amici, non li posso vedere, non posso fare assolutamente niente. Mamma, papà, Martina non è quella che credete. Poco prima che accada il tragico fatto, Valerio, il padre di Marco, sostiene che il figlio gliel'abbia ripetuto nuovamente, dicendogli: papà, tu veramente Martina non la conosci. Non puoi renderti conto di chi sia davvero, ma posso assicurarti che Martina non è quel che sembra. Il punto è che Marco, nonostante si sfoghi con suo padre o col suo migliore amico, è innamoratissimo di Martina. Quindi anche le persone a cui si rivolge devono stare un attimino attenti e dire le cose a modo, perché in caso dicono qualcosa che stoni un minimo non vada, Marco immediatamente si arrabbia anche lui, perché ama Martina, ma non sta bene con lei, perché Martina rende quella relazione impossibile da vivere serenamente per Marco. Ma per essere chiari, vi voglio dire le cose in modo oggettivo, ossia come stavano le cose. Voglio farvi capire quanto la situazione era arrivata ormai oltre. Infatti Martina è arrivata ad arrabbiarsi ogni volta che Marco fa qualcosa senza la sua presenza. Gli nega tante cose Marco non le può fare da solo. Ad esempio, non può assolutamente uscire con i suoi amici senza di lei. Ma sarebbe meglio che i suoi amici smetta proprio di vederli per Martina. Però ragazzi, c'è un fatto, è palese ed è dinanzi a noi. A Marco questa situazione sta bene, almeno per ora. Il ragazzo è totalmente accecato dall'amore e quindi accetta le condizioni di Martina per poter restarle accanto senza però litigare ogni 3x2. Però le persone attorno alla coppia, soprattutto i genitori di Marco, ripetono che i due, secondo loro, stanno bruciando le tappe. Stanno perennemente assieme, se escono, escono assieme. Dormono a casa o dell'uno o dell'altro. Insomma, questa non sembra proprio una relazioncina tra 17 anni. I genitori di Marco hanno sempre consigliato ai due ragazzi di viversi la loro gioventù, la loro età, senza precludersi nulla e anche senza esagerare con la gelosia. Anche perché quando i due si sono conosciuti avevano entrambi 16 anni e inizialmente la gelosia di Martina può davvero essere interpretata come una di quelle gelosie adolescenziali. Insomma, stai con un ragazzo che è pure carino, fa il bagnino e è osservato da altre ragazze, ci sta a essere gelose. Però dopo 3 anni di relazione le cose sono solo peggiorate. Se solitamente in una relazione c'è più gelosia all'inizio, perché magari non ci si conosce fino in fondo, però poi col tempo dovrebbe arrivare la fiducia, il rapporto dovrebbe consolidarsi e di conseguenza la gelosia dovrebbe scemare. Per Martina non è così, per Martina è esattamente l'opposto.
Alla fine Marco arriva a fare una confidenza a suo cugino Alessandro. Gli dice che non ce la fa più. Martina pretende che Marco rinuncia al suo grande sogno. E, badate bene, ho detto pretende. Non vuole che Marco vada a fare il militare. Perché è gelosa. Ha paura che lui possa trovare un'altra ragazza. Martina, quindi, sta letteralmente opprimendo Marco da un sacco di tempo. E Marco si sta davvero stufando delle sue pressioni. Il loro rapporto ormai va avanti da 4 anni, quasi, ma le cose non fanno che precipitare, non fanno che sgretolarsi. Ma qui c'è da aggiungere una cosa molto importante. Il padre di Martina, fidanzata di Marco, che si chiama Antonio Ciuntoli, è un sottufficiale della Marina Militare. Antonio arriva anche a vantarsi di far parte dei servizi segreti, ma in realtà si limita a prestare servizio al raggruppamento unità di difesa. Più che altro svolge attività amministrative ed è distaccato dai servizi segreti. E secondo voi come può Marco non rimanere affascinato dal lavoro di suo suocero? Specialmente se quel suocero va a dire a Marco che l'avrebbe potuto aiutare ad intraprendere questa via lavorativa, ossia la carriera militare. E quindi Marco inizia a stravedere per Antonio e lo dimostra anche in casa. Racconta ai suoi genitori alcuni fatti riportati da Antonio ed è chiaro per i genitori di Marco che molte di quelle storie sono tutte fandonie. Però Antonio si è riuscito a vendere bene. Quindi Antonio prende in carico il sogno di Marco e prova a iscriverlo a vari concorsi proprio per poter entrare a militare. Però c'è un problema. Antonio prova perennemente ad inventare scuse per far rimandare a Marco la partecipazione ai vari concorsi. Lo zio di Marco, sia Roberto Carlini, che è stato un militare e un carabiniere in congedo, racconta che il ragazzo in un'occasione, partecipando ad un concorso, è riuscito a finire in graduatoria. Però si è presentato un problema, perché Marco ha un varicocele, per cui Antonio sostiene che Marco deve assolutamente essere ritirato dal concorso. Il punto è che se un soggetto entra in graduatoria e poi si ritira, può rimanere agli atti e quindi possono presentarsi problemi per eventuali concorsi successivi. Ma Marco Vannini si fida ciecamente di Antonio e chiude il discorso dicendo «L'ha detto lui, io mi fido». No, è meglio ascoltare lui. Ha deciso così e poi è Antonio che si occupa di tutto. Il problema è che per l'appunto ogni volta che si occupa Antonio dei concorsi di Marco nasce continuamente un problema dietro l'altro. In un altro caso specifico, ad esempio, Marco fa un ennesimo concorso e per questo concorso è previsto che stia una notte in caserma. Una volta arrivato quindi Marco chiama suo zio Roberto e gli comunica che l'hanno sbattuto fuori dal concorso a causa di un documento scaduto. E suo zio Roberto a questo punto si incazza come una iena, cerca di far ragionare Marco, gli dice: ma ascolta Marco, cavoli, hai a fianco tuo suocero, un militare che ti dice che ti dà una mano e fa un errore di questo tipo? Dai Marco, no, non è fattibile. Marco però si limita a fare spallucce dicendo è andata così. E d'altronde che cavolo d'altro può fare Marco? Niente. A questo punto però suo padre Valerio, diciamo che prende la palla al balzo. Dice al figlio che fino a quel momento sì, si è fatto aiutare da Antonio. Perfetto. Però non ha cavato un ragno dal buco. Non ha ottenuto nulla. Di conseguenza Valerio dice che d'ora in avanti Marco avrebbe dovuto dar retta a loro, non a suo suocero. Infatti si sarebbe fatto aiutare da suo zio Roberto. Marco a quel punto si convince e dice di sì, d'altronde è il suo futuro quello in gioco. Roberto, lo zio di Marco, essendo stato per l'appunto un militare e un carabiniere in congedo, è senza ombra di dubbio lo zio che potrebbe aiutare Marco a realizzare i suoi sogni. Intanto arriviamo a fine aprile del 2015, è il 26 per la precisione, e Marco rimane a cena, come peraltro è solito fare, da Martina. Però avvisa sua madre che sarebbe rientrato a casa per la notte. Ma invece, verso le 11, Marco chiama a casa per avvisare sua madre che sarebbe rimasto a dormire da Martina. Considerando che i genitori di Marco non sono idioti, sanno perfettamente che questa cosa accade ogni volta che Marco e Martina discutono e litigano. Marco quindi rientra in casa il giorno dopo, è il 27 aprile. Racconta a sua madre che la sera prima ha litigato con Martina e aggiunge che Antonio Ciuntoli quella sera gli ha consigliato di andarsene da casa. Nei giorni seguenti Marco si rende conto che Antonio con lui si atteggia in modo diverso. Intanto però non si scoraggia e si reca nell'ufficio di suo zio il 15 maggio. Roberto rimane stupito della cosa e Marco va lì per dirgli una cosa. Ormai per lui è chiaro. I Ciuntoli stanno cercando di sabotarlo in qualche modo. Marco quindi dice a suo zio che ha fatto un concorso e gli chiede una mano, insomma, per fare tutto l'iter. Quindi Marco e suo zio scaricano i vari moduli, li compilano e alla fine Marco chiede a suo zio Roberto di non dire niente, di non farselo scappare mai, neanche per sbaglio. Perché, cito testualmente, Marco dice: se no, qua,
succede davvero una tragedia. Arriviamo al 17 maggio, quando la famiglia Vannini decide di andare a pranzo in una casa in campagna a Bracciano. Marco non può esserci perché deve lavorare, ma chiede a sua madre di invitare Martina, perché insomma in un'occasione precedente non era stata invitata e ci era rimasta davvero molto male. E quindi la famiglia Vannini invita anche Martina ad unirsi a loro. Mentre sono tutti lì a bere, ridere, scherzare, Roberto, lo zio di Marco, si lascia sfuggire una frasetta che lascia intendere che Marco sia andato da lui a chiedere aiuto per il lavoro in ambito militare. Martina, la fidanzata di Marco, a un certo punto ci rimane davvero male. Ma Marina Vannini, la madre di Marco, prende a muso duro Martina e glielo dice chiaramente, senza tanti giri di parole. Senti, io mi sono stufata, perché finora Marco l'ha aiutato tuo padre e non è riuscito a fare nulla per lui, e Marco il suo sogno lo vuole davvero realizzare. Martina a quel punto osa dire: ma forse Marco è meglio che studia, gliel'ha consigliato anche mio padre. Al che Marina Vannini continua: senti Martina, tu stai studiando per diventare infermiera e non mi pare che Marco si preoccupi di quello che fai tu. Il sogno di Marco è quello e io lo so perché sono sua madre. Sogna di intraprendere questa carriera da quando ha 5 anni. Io conosco mio figlio. E sia chiaro, se volesse fare l'università gliela pagherei ugualmente. Ma se la sua volontà è quella di partire per provare a fare il militare, non vedo perché non dovrebbe provare ancora. E questa volta si fa come dico io. A questo punto l'atteggiamento di Martina cambia drasticamente, si innervosisce e quindi poco tempo dopo se ne va trovando una scusa per tornare a casa sua. Martina quindi quel giorno scrive più volte un messaggio a Marco, ossia: venerdì sei andato da tuo zio, vero? Stando alla chat, Marco a quel messaggio non risponde mai, almeno non risponde a quella domanda. In seguito, infatti, si sono scambiati dei messaggi per accordarsi su quando vedersi la sera. Ma Marco a Martina, durante quella chat, non ha dato alcuna risposta alla sua domanda. Valerio Vannini, il padre di Marco, sostiene che in effetti Martina si voleva opporre alla scelta di partire di Marco solo per paura di perderlo. In realtà Valerio sottolinea che Marco in quel momento già si era scocciato, perché quella ragazza è soffocante a dir poco, e quindi Marco in quel periodo è addirittura a un passo dal lasciarla definitivamente. Siamo ancora al 17 maggio e Antonio Ciontoli decide di verificare lo stato delle sue pistole, in quanto a breve avrebbe partecipato ad un'esercitazione di tiro. Però mentre è lì che sta sistemando le pistole, sua moglie Maria lo chiama per fare qualche altra cosa, e quindi Antonio pensa sia saggio infilare quelle pistole in un marsupio, in un armadietto del suo bagno, per poi tornare in seguito a sistemarle. Il punto è che il tempo passa, Antonio si dimentica e solo la sera si ricorda che quelle pistole stanno nell'armadietto del bagno. È sempre lo stesso giorno. Siamo nel tardo pomeriggio e Marco trascorre le ultime ore nel lido dove lavora come bagnino col fine di festeggiare il compleanno di un suo collega. Martina non lo sa, ma Marco finalmente si lascia andare, è tranquillo, mangia, beve. Alla fine il gruppo di amici ridono, scherzano e alla fine si salutano, si abbracciano e si danno appuntamento per la settimana dopo. Arriviamo quindi alla notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. È una domenica sera. Marco, come solito fare, va a casa della famiglia Ciontoli, ossia della sua fidanzata, per cenare. Quella sera, in famiglia, ci sono tutti. C'è Antonio Ciontoli, il capofamiglia. C'è Maria Pezzillo Ciontoli, sua moglie. E c'è anche Francesco con la sua fidanzata Viola. E poi, eccoli insieme. Marco e Martina. Quella sera cenano tutti quanti assieme. Però poi a un certo punto Marco chiama suo padre, Valerio, dicendogli che sarebbe rimasto a dormire da Martina e che sarebbe rientrato la mattina dopo. A quel punto Valerio Vannini, suo padre, l'ha anche richiamato perché sua madre il giorno dopo aveva bisogno di lui per spostare alcune cose. Ma Marco ha risposto a suo padre: tranquillo papà, domani 8:15 io sono a casa. Marco è un tipo molto preciso, lo è fin da bambino, ma soprattutto è anche molto responsabile. Ecco perché suo padre non si preoccupa più di tanto quando Marco gli dice questa cosa. Valerio sa che se suo figlio gli ha detto che il giorno dopo sarebbe rientrato in casa alle 8:15 di mattina, così sarebbe stato. C'è una cosa però che al padre di Marco un pochino ha inquietato. Sostiene che durante la telefonata Marco sembrava parlasse a bassa voce, come se non volesse farsi sentire da nessuno. Secondo la versione della famiglia Ciontoli, dopo cena ognuno si è sistemato per passare una serata rilassante. Marco e Martina però sono un po' tesi, perché hanno appena finito di discutere. E alla fine Marco, prima di coricarsi, decide di farsi un bagno, di lavarsi. Poco dopo, Martina lo raggiunge in quel bagno e si lava la faccia. Antonio Ciontoli a questo punto, ricordandosi delle pistole che ha lasciato nell'armadietto del bagno, prende ed entra come se nulla fosse col fine di recuperarle. Mentre Marco è in vasca, che si sta lavando.
A me già questa cosa appare molto sospetta. Antonio però, con la sua aria da sbruffone, decide di fare la scelta sbagliata. Tira fuori una calibro 9 e, convinto che sia scarica, la punta addosso a Marco col fine di fargli uno scherzo. Marco quindi gli chiede: «Oh, ma che fai?» Antonio gli risponde inizialmente: «Ti sparo!» Poi aggiunge: «No, scherzo, voglio solo farti vedere come funziona». Marco però si irrigidisce e gli dice: «Non si scherza su queste cose». Poi Antonio, senza sapere che quella pistola fosse carica, spara e prende in pieno Marco sulla spalla. Tutti quanti sentono un rumore, tutti quanti sentono lo sparo, ma Antonio continua a ripetere che è stato un colpo d'aria della pistola, quando in realtà da quella pistola è davvero partito un colpo. Ed è proprio quel colpo, unito alla negligenza di tutta la famiglia Ciontoli, che farà venire a mancare Marco. Perché Marco poteva salvarsi. Però una domanda sorge spontanea: cosa diamine è successo davvero quella notte? Ebbene, dopo che Antonio ha colpito Marco, Marco è davvero in panico. Si lamenta, gli dice che fa male, ma Antonio continua a dirgli, a ripetergli, di calmarsi. Marco quindi inizia a sanguinare, ma Antonio continua a tenerlo nella vasca per sciacquargli la ferita. Marco si lamenta in continuazione, gli dice: «Mi fa male, brucia!» E poi inizia mano a mano a diventare sempre più bianco. Marco inizia a tremare, inizia a chiedere a gran voce di chiamare un'ambulanza, continuando a urlare: «Mi fa male! Mi fa male! Aiuto! Mi fa male!» Probabilmente dopo il colpo tutti i membri della famiglia sono andati verso il bagno per capire cosa fosse successo. Federico Ciontoli quindi entra in bagno, si guarda attorno e trova la pistola. Federico quindi gli chiede: «Papà, che cosa è successo?» Ma Antonio, ancora imperterrito, risponde: «È stato solo un colpo d'aria! Niente di più! Vero, Marco, eh? Stavamo solo giocando!» Di conseguenza Federico porta via le pistole sotto richiesta di suo padre e poi cercano insieme di spostare Marco. Ma Marco sta sempre più male. Il colpo partito dalla calibro 9 si è infilato nel braccio di Marco senza uscire. Arrivano circa le 23:41 e Federico Ciontoli finalmente chiama il dannato 118 dicendo proprio queste parole: «C'è un ragazzo che si è sentito male di botto, è diventato troppo bianco, non respira più». L'infermiera del pronto intervento a questo punto gli risponde: «Si dice respira male. Che cosa ha fatto questo ragazzo?» Federico risponde: «Non glielo saprei spiegare bene». L'infermiera del 118 gli risponde: «Ci provi anche se non me lo sa spiegare bene, per cortesia». Dopodiché sempre l'infermiera parte a razzo con delle domande un po' di routine e inizia a chiedere: «Il ragazzo ha assunto qualche sostanzina? Ha bevuto? Soffre di qualche grave malattia di base?» Federico risponde: «No, no, ma non soffre di niente. Probabilmente è stato uno scherzo. Lui si è spaventato tantissimo e ora non respira più». L'infermiera del 118 quindi gli fa un'altra domanda: «Che scherzo gli avete fatto?» Federico a questo punto va in panico e inizia a dire velocemente: non lo so, perché io non ero mica presente. Le sto dicendo?» Altra domanda dell'infermiera del 118: «E che ne sa allora che è stato uno scherzo? Chi gliel'ha detto? Mi dica!» Federico a quel punto cede, dice: «Perché sto con mio padre, con mia madre. Stiamo in famiglia, per favore, ma ci stiamo prendendo in giro?» L'infermiera del pronto intervento continua dicendo: «No, no, passami tuo padre». Quindi a prendere il telefono questa volta non è Antonio Ciontoli, ma Maria Ciontoli, sua moglie. L'infermiera al telefono a Maria gli dice: «No signora, io non riesco a capire proprio le dinamiche. Cioè, uno si spaventa e sta così male?» Maria a questo punto spiega: «Stava facendo il bagno il ragazzo, stava nella vasca». Poi si interrompe e chiede: «Si è ripreso?» Di conseguenza ritira la richiesta del pronto intervento. E probabilmente Marco in quel momento aveva perso conoscenza. Ecco perché i Ciontoli hanno chiamato per la prima volta il pronto intervento. Però hanno riagganciato quando Marco la conoscenza l'ha ripresa. Federico Ciontoli quindi, fortemente in ansia, torna in bagno, si guarda attorno e trova il bossolo della pistola. E lo trova vicino al lavandino. Federico a questo punto capisce benissimo che cosa significhi, quindi va a parlare con suo padre dicendogli: «Guarda che non c'è alcun colpo d'aria, ho trovato il bossolo, hai sparato davvero». Federico quindi incentiva suo padre a richiamare il 118. È mezzanotte e 16 minuti e infatti a quell'ora, durante quella notte, Ilaria Bianchi, un'infermiera del pronto intervento, riceve una chiamata dalla centrale amministrativa, dove le viene chiesto di soccorrere un ragazzo colto da attacco di panico. Le informazioni riferite sono fuorvianti, perché si dicono tante, troppe cose, ma nessuna di queste è vera. Antonio Ciontoli, preso dal panico, cambia versione più volte. Prima è stato un colpo d'aria dalla pistola, poi un attacco di panico causato da uno scherzo. Poi, addirittura, l'ultima chiamata fatta al 118, si parla di un infortunio nella vasca da bagno e di un buchino dato da un pettine a punta. Questo significa che Antonio Ciontoli non comunica mai che si tratta di una ferita d'arma da fuoco. Mai. La vicina di casa dei Ciontoli
Ammette chiaramente di aver sentito le urla di Marco in preda al dolore. Le ha descritte come urla disumane ed interrotte per circa un'ora. È 00:23. Il pronto intervento a questo punto arriva a casa dei Ciontoli e trova Marco che è disteso a terra. Ilaria Bianchi, l'infermiera, inizia subito a chiedergli come ti chiami, ma il ragazzo già dice il suo nome sbiascicando, alternando momenti di lucidità a confusione totale. Intanto Maria Ciontoli, intorno a 00:30, chiama Marina Vannini, la madre di Marco, chiedendole di andare a casa loro perché Marco è caduto dalle scale. I coniugi Vannini quindi si vestono in tutta fretta per arrivare il prima possibile a casa dei Ciontoli. Ma dopo pochi minuti Maria, la moglie di Antonio, la richiama dicendole dovete venire al pronto intervento. Intanto Ilaria Bianchi, l'infermiera, continua a fare domande ad Antonio Ciontoli. Gli chiede di vedere questa piccola ferita e, in effetti, Antonio tira su una manica della maglia di Marco mostrando a Ilaria una piccola ferita asciutta e pulita. Ilaria, quindi l'infermiera, tocca la fronte di Marco e pensa sia sudato. Però poi si rende conto che i capelli di Marco sono totalmente fradici e pare che il ragazzo sia stato lavato. È circa 00:45, i coniugi Vannini arrivano al primo soccorso prima dell'ambulanza. E con loro ci sono anche gli zii di Marco. Appena lo vedono arrivare, la sua mamma prova a chiamarlo, continua a dirgli Marco, 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 ma lui non risponde. Marco ha gli occhi semiaperti ed è al tatto gelato. Talmente tanto gelato da avere punte delle mani e dei piedi violacee. Valerio e Marina a questo punto non sanno che diamine pensare. E pensano che il loro figlio, cadendo dalle scale, abbia battuto la testa perché loro sanno questa versione, loro pensano che Marco sia caduto dalle scale. E intanto ecco che arriva l'Audi di Antonio Ciontoli. Alla guida c'è Federico Ciontoli, a fianco a lui c'è Antonio e dietro Federico c'è sua madre, Maria. Martina e Viola in quella macchina non ci sono. A questo punto, appena i Ciontoli arrivano anche loro al primo soccorso, Federico prova a prendere da parte Valerio, ossia il padre di Marco. Insomma, prova a dirgli la verità, ma chiaramente Valerio non è così propenso a stare lì ad ascoltarlo. Gli dice, ma senti, me la dici dopo, mio figlio è ridotto in quella situazione, io non so neanche quali siano le sue condizioni, quindi aspetta un attimo che forse ci sono cose un po' più importanti. Però Federico insiste e dice, è successo questo, papà gli ha puntato una pistola e gli è partito un colpo, ma l'ha preso solo di striscio. Maria, confermando la versione di Federico, si accende una sigaretta davanti a Marina, la madre di Marco, dicendo ora per colpa di questa cosa mio marito perderà il lavoro. Della serie, chi se ne frega di Marco, chi se ne frega di come sta, la cosa importante è mio marito che rischia di perdere il suo lavoro. Grande, tra l'altro rischia di perdere il suo lavoro per una cazzata che ha fatto lui. Quindi, a voi le conclusioni. Per quanto mi riguarda, la famiglia Ciontoli è di un freddo, ma di un freddo incredibile. Ed è quello che io ho visto quando ho ascoltato dei documentari e soprattutto ho anche visto una vera e propria intervista che Franca Leusini ha fatto ad Antonio Ciontoli, che col senno di poi sembra il pentito della situazione. Ma stando a vedere come sono andati i fatti, penso che abbiano agito davvero da persone senza sentimenti, da persone disumane. In ogni caso, a questo punto Ilaria Bianchi, l'infermiera del 118, sostiene che hanno sentito suonare il campanello del pronto intervento, quindi un suo collega è andato ad aprire. E si sono trovati davanti a Antonio Ciontoli, che chiede di poter parlare ad un medico. A quel punto il dottore che sta visitando Marco, dopo ovviamente aver parlato con Antonio, rientra e inizia a urlare, Ilaria, Ilaria, cambia tutto, cambia tutto. Non è stato un attacco di panico, gli hanno sparato. Ilaria a questo punto, incazzata come una iena, va a cercare Antonio Ciontoli. Appena lo vede, lo bracca chiedendogli, ma perché non mi ha detto la verità? Non mi ha detto che gli ha sparato, ma si rende conto? Antonio Ciontoli si dimostra un po' provato e dice, non lo so, sono andato in panico, non ci ho capito più niente. E avevo paura di perdere il posto di lavoro. Poi continua, aggiungendo, vi posso chiedere una cortesia, questa cosa dello sparo si può omettere, potete non scriverla? Ilaria Bianchi a questo punto, dinanzi a questa richiesta, si incazza ancora di più, dicendo ad Antonio, ma lei ha una vaga idea di quello che ci sta venendo a chiedere? A questo punto la centrale operativa chiama il medico, il dottor Matera, che contestualmente chiama la centrale per attivare l'elisoccorso. Di conseguenza dal pronto intervento esce un dottore, si guarda attorno e chiede, chi è la madre della vittima? Marina si fa avanti e dice, sono io la madre. E quindi il medico la guarda e le chiede, signora, perché lei ha fatto due chiamate al 118? Marina ovviamente non capisce e risponde al medico, ma a me hanno chiamato,
Io non ho mai chiamato il 118, neanche sapevo che mio figlio stava in quelle condizioni. Il medico però incalza dicendo: signora, sono arrivate due chiamate al 118. La prima è stata disdetta, mentre la seconda chiamata ha fatto confermare quantomeno un codice verde. Federico Ciontoli a quel punto si fa avanti e dice: sono io ad aver fatto quella prima chiamata al 118, ma voi non mi avete creduto. A questo punto arrivano sia Martina, la fidanzata di Marco, che Viola, la fidanzata di Federico, al pronto intervento. E Martina, la fidanzata di Marco, dice a Marina queste parole: guarda, papà stava pulendo delle pistole e gli è partito un colpo, però guarda, io sono tranquilla, non è successo niente, tranquilla, Marco ce la farà. A questo punto Marco viene trasportato fuori per venire egli trasportato al Gemelli a Roma, un ospedale. I medici dicono ai familiari: venite lì perché Marco atterra tra massimo 8 minuti. Di conseguenza Roberto, lo zio di Marco, Marina, la madre di Marco, e Valerio, il padre di Marco, salgono in macchina e in 10 minuti arrivano al Gemelli di Roma. Ma Marco non arriva. E non arriva perché l'elicottero scende immediatamente. E purtroppo, se un elicottero scende, c'è solo una motivazione: è necessario defibrillare, per forza. Sono ormai le 3:10 di notte e i parenti di Marco tornano al primo soccorso, trovando il posto ormai pieno di carabinieri, che impedisce il passaggio a chiunque. Ma Roberto, lo zio di Marco, si sente chiamare da un poliziotto con cui aveva avuto a che fare, grazie al suo lavoro. E purtroppo quel poliziotto lo abbraccia e gli dice: Marco non ce l'ha fatta. Dopo Roberto entra la sorella di Marina e Marina, da fuori, la sente tirare un urlo e quindi sviene, perché a quel punto ha capito. Non voleva assolutamente, prima di questo momento, accettare che Marco non ci fosse più. E invece in quel momento Marina si scontra con la realtà dei fatti. Ancora oggi Marina sostiene di vivere di ricordi, perché per lei tutto si è immobilizzato quella sera. In ogni caso, le forze dell'ordine da questo momento che impediscono ai Ciontoli di tornare nella dimora dove è avvenuta la tragedia. Anche se, tutto sommato, non c'è da scordare che il tempo per rimanere da soli, i Ciontoli ce l'hanno avuto. Hanno avuto tempo quando Marco è stato portato in ambulanza al primo soccorso. E poi c'è da sottolineare un'altra cosa: Martina e Viola non si sono presentate insieme al resto della famiglia Ciontoli, ma sono arrivate al pronto intervento ore dopo. Martina e Viola di fatto sono delle testimoni del tragico fatto e di tutte le sue conseguenze. In ogni caso, sul posto intervengono i carabinieri della stazione di Ladispoli, ma viene anche allertata la compagnia di Civitavecchia. Arrivano quindi i carabinieri del nucleo radiomobile di Civitavecchia, isolano la zona, fanno foto di tutti gli ambienti e i risultati di quelle indagini in un certo senso confermano la versione data da Antonio Ciontoli. Gli inquirenti quindi decidono di fare uno STUB, che è uno strumento che permette di rilevare delle tracce da polvere da sparo. Antonio Ciontoli, Federico Ciontoli e Martina Ciontoli vengono studiati con attenzione perché, stando ai fatti, loro erano le tre persone presenti nell'ambiente in cui è esploso il colpo. Infatti, quando una pistola spara una cartuccia, vengono sparse tantissime microparticelle costituite da piombo, antimonio e bario. Esse si disperdono nell'ambiente e vanno anche a posarsi sugli indumenti. In effetti, da questa analisi viene fuori che il colpevole sia Antonio Ciontoli, in quanto è colui che ha più particelle all'interno delle narici. Però in realtà quello che ha effettuato tali analisi, ossia Martino Farnetti, un esperto basico forense, sostiene che il valore più provante, più che le narici, sono gli indumenti delle persone. In particolare è stata trovata un'altissima quantità di particelle sui pantaloncini di Federico Ciontoli. A questo punto entra in azione Luciano Garofano, un esperto balistico della parte civile, che dice chiaramente quanto sia necessario fare accertamenti più approfonditi. E tra questi accertamenti c'è una cosa di vitale importanza: il luminol. Il luminol, per l'esattezza, è una sostanza chimica utilizzata dalla polizia che rende visibili tracce di sangue anche rimosse o addirittura lavate. Luciano Garofano sostiene che è necessario determinare se le macchie di sangue erano state lavate. Queste macchie, in caso, dove erano? Nel bagno? Nel corridoio? In camera da letto? Oppure in tutte queste stanze? Queste sono realmente informazioni di vitale importanza. Però c'è un problema, perché la casa dei Ciontoli di fatto non viene mai sequestrata. E questo è un grande problema, è un grande limite. Oltretutto, sulla pistola che ha sparato non è stata rilevata alcuna traccia biologica. Niente. Però quell'arma, secondo la versione di Antonio Ciontoli, ha sparato. Ma per questa situazione dove sono le prove? Pare proprio che quella pistola sia stata pulita ben bene per poi essere consegnata agli inquirenti. Quindi, come capirete, le prove
prove raccolte per questo caso sono gravemente inquinate, come ad esempio le pistole, il bossolo, tutti elementi che sono stati spostati dai ciontoli. Ed ecco che in breve tempo, per l'agente di Ladispoli, ma non solo, si concretizza l'idea che la carriera di Antonio Ciontoli possa aver influito in qualche modo. Insomma, il fatto che il signor Ciontoli appartenga alla Marina Militare non fa sicuramente pensare bene l'opinione pubblica. Tutti si chiedono anche perché mai non siano scattate le custodie cautelari, che equivale a: ti arresto, vieni in carcere, ti interrogo e vediamo come sono andate davvero le cose. E invece i Ciontoli sono sempre stati tutti assieme. Di conseguenza avrebbero potuto tranquillamente concordare una versione unanime tutti insieme. I Ciontoli a questo punto vengono portati in caserma Civitavecchia e, in attesa di essere interrogati dal pubblico ministero, vengono sottoposti a un'intercettazione audio-video. E ragazzi, i Ciontoli parlano. Parlano, si dicono praticamente tutto. Ma andiamo con ordine. Il 18 maggio del 2015, sono le 16:30, in un video si vede chiaramente Antonio Ciontoli, Federico Ciontoli e Martina Ciontoli seduti su un divanetto tutti assieme. Antonio quindi dice a Federico: che gli hai detto a loro? Che l'ho presa io la pistola? Federico risponde: sì, è l'unica cosa che gli ho detto io, Le ho prese dal bagno, sono sceso giù e ho levato il caricatore per vedere se erano cariche. Poi gli ho detto che non mi ricordo se le ho lasciate giù o le ho riportate su. Federico insiste con suo padre dicendogli: devi dirgli dove le hai trovate. Puoi dirgli. Antonio, suo padre, lo blocca e dice a suo figlio: bah, gli dico che le ho trovate nell'armadio a muro in bagno. Il figlio Federico a quel punto ribatte: no, non lo devi fare. Io ieri gli ho detto di averle trovate sotto il salotto, sul puff. Poi gli ho detto che sono sceso giù a rimetterle in sicurezza. Antonio a questo punto aggiunge a Federico: il bossolo l'hai trovato? Federico risponde: sì, l'ho trovato. Era vicino al rubinetto. Ecco che arriva un altro video. In questo caso Federico Ciontoli parla con la sua fidanzata Viola. E quindi Viola dice: io gli ho detto che l'arma non l'ho neanche vista bene. Ho solo visto che tu l'hai presa dicendo: io la porto in un posto sicuro perché è pericoloso. Ho detto che l'ho vista solo in quel preciso istante. Così ti ho parato un po' il culo anche a te. Federico gli richiede: ma che gli hai detto? Da dove le ho prese le armi? Gliela ribatte: tu? Dove le hai prese le armi? Beh, in bagno. Federico la interrompe dicendo: le pistole le ho prese tutte, ma l'importante è che tu abbia detto che io le ho prese dal bagno. Arrivano le 18, siamo sempre al 18 maggio, e Martina riceve una telefonata da Alessandro, il cugino di Marco. Le telecamere registrano Martina che risponde al telefono e dice: non ci posso credere, te lo giuro Alessà, sto in caserma Civitavecchia. Alessandro in realtà prova a capire, gli chiede cosa sia successo. Martina a questo punto risponde: no, te lo giuro, non lo so, perché quando è successo io non stavo in bagno. E a questo punto Alessandro, il cugino di Marco, si rende conto che Martina lo sta pigliando per il sederino, in quanto anche se non era presente in bagno con suo padre durante l'atto vero e proprio, gli avrà ben chiesto che diamine sia successo, no? Invece Martina non sapeva niente e inizia a parlare al telefono e dice: lui inizialmente era cosciente, Poi pian piano ha cominciato a diventare pallido, abbiamo cercato di alzargli le gambe. E poi si somma anche la voce di Federico che parla sopra Martina, la sovrasta, dicendo: non pensavamo, non sapevamo che c'era il colpo. E Martina continua: non ci abbiamo proprio pensato a un'eventualità del genere, capisci? Alessandro però scemo non è. E si è reso conto che durante quella chiamata si sentiva chiaramente Federico che metteva le parole in bocca a Martina per indirizzarla sul cosa dire e cosa non dire. Torniamo a Martina, perché lei in un'intercettazione dice: io non ho visto niente, però lo stesso giorno, ore dopo, viene registrata che dice esattamente l'opposto. E quindi Martina in quest'altra intercettazione dice: io ho visto lui quando papà gli ha puntato la pistola e gli ha detto: vedi che ti sparo, ma è uno scherzo. Lui ha risposto: però non si scherza così, ed è diventato pallido. Non ci posso neanche pensare. Alessandro anche a seguito di questo giorno continua a sentire Martina ed ovviamente col tempo arriva a sapere la verità. Infatti durante una chiamata Alessandro dice con la voce rotta a Martina: Martina, l'avete lasciato lì da solo per un'ora, dai! Ma Martina continua a ripetere: ti giuro, inizialmente sembrava un attacco di panico, io non credevo, e tutte queste cose qui. Alessandro sostiene che una cosa l'ha colpito in tutto questo: la sua freddezza. Martina, mentre parla di Marco, sembra che non abbia alcun sentimento dentro di sé per lui. E stiamo parlando della persona che in teoria più amava Marco al mondo. Ma nel momento in cui Marco è venuto a mancare, per lei è come se non fosse mai esistito. Arriva il 21 maggio del 2015. Viene celebrato il funerale di Marco. Emma, un'amica di Marco, racconta che quando è arrivata sul posto, Martina era già presente, circondata da circa 4 amiche. Martina stringe un cuscino a forma di cuore rosso al petto.
ma agli amici di Marco non si avvicina manco per sbaglio. Resta in disparte, in chiesa però prova a prendere posto in uno dei primi banchi. Qualcuno lo dice a Marina, la madre di Marco, che risponde: «Io non posso impedirle di stare qui in chiesa, è un suo diritto, ma voglio che si allontani dai primi banchi perché io non la voglio vedere e non la voglio vicina». Arriviamo quindi al 2 giugno 2015, quando Antonio Ciontoli viene interrogato dal pubblico ministero, ossia Alessandra D'Amore. La PM dice questo: «Le dico chiaramente che lei la verità non ce l'ha detta, quindi signor Ciontoli gli do l'ultima opportunità per dire la verità». Antonio Ciontoli a questo punto risponde con queste esatte parole: «Marco stava facendo il bagno, perciò era seduto nella vasca e mi ha chiesto di vedere l'arma perché lui è un appassionato, cioè gli piaceva la vita militare. Io le armi le avevo in un marsupio e nel movimento, perché il marsupio mi stava per cadere, e mettendo una mano sotto praticamente stretto l'arma che avevo in pugno e mi è partito un colpo». Questa è la versione che Antonio dà in modo insistente ogni singola volta che viene interrogato. Ma la versione di Antonio non sta minimamente in piedi, in quanto quel tipo di pistola per sparare ha bisogno di essere scarrellata. Se quella pistola non la si scarrella e non la si carica, non sparerà mai. Nel momento in cui si scarrella una pistola, nella parte superiore dell'arma si può vedere un buco in cui si riesce tranquillamente a vedere se c'è una pallottola oppure no in canna. L'avvocato di Antonio quindi chiede una sospensione dell'interrogatorio col fine di parlare con il suo assistito. E una volta ripreso l'interrogatorio, ecco che la versione di Antonio cambia. Dice che le cose sono andate pressappoco come già ha detto, solo che l'arma non gli stava assolutamente scivolando dalle mani. L'ha presa e l'ha impugnata, convinto fosse scarica. Ha scarrellato e il PM a questo punto dice: «E poi?» E Antonio risponde: «Praticamente... ho fatto finta di sparare, ma invece i proiettili dentro c'erano». Arriva il 18 aprile del 2018 ed inizia il processo contro la famiglia Ciontoli, perché non viene solo accusato Antonio, ma anche tutto il resto della famiglia. Il problema è che questo è stato un processo che si è basato solo su quello che hanno raccontato i Ciontoli, perché di altre versioni non ce ne sono e non ce ne saranno mai. Marco non è più qui per raccontare la sua versione, purtroppo. Considerando poi che i Ciontoli hanno raccontato innumerevoli bugie, partendo dall'attacco di panico e finendo col pettine appuntito, è chiaro che è difficile credere a qualsiasi loro versione dei fatti. In ogni caso, Antonio Ciontoli in tribunale racconta che è stato Marco quella sera ad insistere per vedere le pistole. Da lì hanno iniziato a scherzare, giocare e per sbaglio gli è partito un colpo. Il problema è che risulta un po' strano che un ragazzo ventenne, ossia Marco, mentre fa il bagno, chieda di fargli vedere le sue armi. Capite che suona un po' improbabile come situazione? E infatti Marina, la madre di Marco, ha sempre sostenuto che il ragazzo non è mai stato affascinato dalle armi. In realtà non gli sono mai interessate. Antonio Ciontoli racconta che è entrato in bagno mentre Marco si stava lavando con un'estrema tranquillità e lo ha fatto perché tra di loro c'era davvero un forte legame. Valerio, però, il padre di Marco, sostiene che il figlio aveva una certa dignità e quindi in bagno al limite ci è entrata Martina, ossia la sua fidanzata, non certo suo suocero. Quanto vi pare assurda l'idea che Marco, nudo nella vasca, si sia messo a fare conversazione con suo suocero rispetto alle sue armi? Risulta alquanto folle, ci sono altri contesti, altri momenti, insomma, no? Dopodiché il processo torna a un altro punto, ossia il famoso colpo d'aria, che secondo Antonio equivale ad un colpo che viene sparato quando la pistola non è ancora carica. Il punto è che uno sparo del genere produce circa 120 decibel. Considerate che il parlato normale raggiunge circa i 40 decibel. Se arriviamo ad urlare, possiamo toccare i 70 decibel. E in effetti, quando urliamo, magari i nostri vicini ci sentono. Quindi capirete da voi che 120 decibel è davvero un rumore assordante che, peraltro, sparato in un ambiente così piccolo come una casa, si amplifica. Oltretutto, dopo aver fatto fuoco, solitamente l'aria nella stanza è irrespirabile. Le polveri del residuo dello sparo sono così tanto contaminanti che quasi impediscono di respirare. Quindi come si può dire è stato causato da un colpo d'aria? Infatti a Martina durante il processo viene chiesto: dato che sostiene di essere entrata in bagno poco dopo il colpo, non ha sentito proprio nulla nell'aria? Qualche odore, qualcosa di particolare? Nulla? Martina risponde: no, non ho sentito nulla. Inoltre c'è anche un altro punto da trattare, ossia una ferita come quella di Marco produce sangue.
tanto sangue, ma in realtà il Luminol ha rilevato davvero pochissime tracce di sangue. Quindi il dubbio è che la scena del crimine sia stata pulita ben bene, pure con degli agenti chimici appositi per far sparire queste tracce di sangue. In quanto Marco, secondo la versione data dai Ciuntoli, è stato spostato. Perché non ci sono segni di questi spostamenti? Possibile che la sua ferita non gocciolasse? Ebbene, purtroppo la pallottola si è infilata nella sua spalla, creando un'emorragia interna. Quel proiettile è entrato nella spalla di Marco, ha trapassato il polmone, ha sfiorato il cuore e poi si è conficcato nella costola, rompendola. Dal fatto sarebbe dovuto arrivare in ospedale entro un'ora. Questo ovviamente ha inciso fortemente sulle sue aspettative di vita. Tutta colpa di quel dannato tempo. Però c'è un fatto. Marco ci ha messo 4 ore per venire a mancare. Questo significa che i Ciuntoli hanno avuto a disposizione 4 ore per poterlo salvare. E questo per me è molto molto importante. È davvero stata data la possibilità di rimediare. È successo una cosa brutta, è stato un incidente, avevano la possibilità di rimediare e non l'hanno fatto. Dovevano solo alzare la cornetta e chiamare il pronto intervento nel momento in cui Marco è stato colpito. Punto. Nient'altro. Devo ammetterlo, tutte le parti nel processo in cui Antonio Ciuntoli e Martina Ciuntoli sostengono che non pensavamo fosse così grave, non ce ne siamo proprio resi conto. Mai avremmo creduto che quella pallottola fosse entrata in quel modo. Mai avremmo pensato che Marco sarebbe morto. Mi hanno fatto alquanto innervosire, ma parecchio anche, eh? Questo è quello che ha detto Antonio Ciuntoli al processo. La verità però è una. Ha avuto tempo Antonio Ciuntoli. Ha avuto tanto tempo per fare la cosa giusta e non l'ha fatta. È stata una sua scelta non farla. E non stiamo neanche parlando di persone oscure alla situazione, perché i Ciuntoli hanno anche loro dei figli. E quindi qui allora io mi chiedo, cari Antonio e Maria Ciuntoli, se questa cosa fosse capitata a uno dei vostri figli, avreste agito nello stesso modo? Chissà perché, ma io ho i miei dubbi, non credo proprio. La cosa più triste, ragazzi, a mio parere è la sentenza, perché in primo grado Antonio Ciuntoli viene accusato di omicidio doloso con dolo eventuale e condannato a 14 anni di reclusione. 14. Maria Pezzillo Ciuntoli, la moglie di Antonio, viene accusata di omicidio colposo e deve scontare 3 anni di reclusione, così come i suoi 2 figli. Mentre Viola Giorgini, in primo grado, viene assolta. La sentenza di secondo grado per Antonio Ciuntoli, a mio parere, è ancora più triste. L'uomo viene condannato a 5 anni di reclusione per omicidio colposo, mentre Federico Ciuntoli, Martina Ciuntoli e Maria Pezzillo Ciuntoli vengono condannate a 3 anni di reclusione per omicidio colposo. Infine c'è Viola Giorgini, fidanzata di Federico, che viene assolta del tutto. L'ho già detto, ma lo ripeto, questa sentenza a mio parere è ridicola. Se queste persone avessero chiamato l'ambulanza per tempo, oggi Marco sarebbe qui, sarebbe ancora vivo. Oggi Marco Vannini dovrebbe essere vivo, dovrebbe sorridere e avere 25 anni. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, che credetemi non è stato affatto facile per me, mi ha molto toccata questa storia, devo dire la verità. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Marco Vannini, cosa ne pensate del processo, cosa ne pensate della sentenza, ma soprattutto cosa ne pensate della famiglia Ciuntoli. Ovviamente senza scadere in brutte parole o insulti. Questo non è uno spazio per insultare, è uno spazio per confrontare le nostre idee. Detto questo, spero che per voi questo video possa essere stato interessante. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene.